Cominciamo realizzando un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro. Continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, ricominciamo il giro con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento per un totale di 18 maglie basse nel giro. Realizziamo queste 18 maglie basse in costa, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto, in questo modo. terminato il giro con 18 maglie basse ricominciamo il giro lavorando i punti in modo normale con 2 maglie basse un aumento 2 maglie basse un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro terminato il giro con 24 maglie basse Continuiamo con 3 maglie basse, 1 aumento, 3 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, 1 aumento, 4 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, continuiamo con 5 maglie basse, 1 aumento, 5 maglie basse, 1 aumento fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse, ripetiamo 42 maglie basse per i prossimi 3 giri. Terminati i tre giri di 42 maglie basse adesso cominciamo le diminuzioni, quindi 5 maglie basse una diminuzione, 5 maglie basse una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, una diminuzione, 4 maglie basse, una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, una diminuzione, 3 maglie basse, una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, a questo punto realizziamo 6 diminuzioni per un totale di 6 maglie basse nel giro. Con il filato verde realizziamo una solina e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi del giro di 18 maglie basse in costa. Noi ci andiamo ad agganciare nella solina che è rimasta libera. Avendo lavorato il giro da 18 maglie basse solo nella parte posteriore del punto, quindi la solina di sotto è impegnata con le maglie basse, quella di sopra rimane libera. E ci possiamo agganciare. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa più altre 11 maglie basse, una su ogni asolina a disposizione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Arrivati alla fine del giro, continuiamo a lavorare 12 maglie basse per i prossimi 7 giri. Terminati i 7 giri di stallo con 12 maglie basse, a questo punto appianiamo il lavoro con una maglia bassissima. Lasciamo in stand by per un attimo il nostro lavoro. Prendiamo il filato con cui abbiamo deciso di realizzare il fiorellino. E realizziamo una solina ci andiamo ad agganciare al lavoro con una maglia bassissima Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e continuiamo con una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro da 24 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, continuiamo a lavorare con 5 maglie basse, un aumento, 5 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse, ripetiamo 42 maglie basse per i prossimi 14 giri. Terminati i 14 giri di stallo, a questo punto possiamo Appianare il nostro lavoro con due maglie bassissime, tagliare il filo e chiudere il lavoro. Per le foglie avviamo 14 catenelle più una. Saltiamo 2 catenelle 1-2 e sulla terza realizziamo una maglia bassa, una maglia bassa nel punto a fianco e un'altra maglia bassa nel punto a fianco. Adesso realizziamo 3 mezze maglie alte 1. 2 e 3. Continuiamo con quattro maglie alte. 1 2 3 e 4. due mezze maglie alte una e due nell'ultima catenella che ci rimane da lavorare realizziamo una maglia bassa una catenella e una maglia bassa tutto nello stesso punto poi continuiamo con due mezze maglie alte una E due, quattro maglie alte. Una. Due. Tre, e quattro. Tre mezze maglie alte. adesso realizziamo 4 maglie basse 1 2 3 e 4 a questo punto abbiamo terminato la nostra foglia possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro